Buongiorno. Are you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Nah, nah, now. Allora, stamattina siamo già andati a fare la passeggiata. Volevo andare a fare un po' di spesa perché è 3-4 giorni che devo andare a fare la spesa, ma non sono riuscita stamattina perché avevo da fare una cosa urgente, una cosa importante, e quindi sono stata occupata al computer praticamente tutta la mattina. Mi sono liberata in questo momento e sono già le 11:30, quindi quasi ora di pranzo. Verranno Ale e Pietro perché Piero ovviamente lavora, e allora verranno loro, così almeno stiamo insieme. Tra l'altro sto guardando Argo dalla telecamera perché, come vi ho detto, in questi giorni lo sto riabituando a stare da solo ed è un vero e proprio disastro. Si è abituato a stare con me nonostante io lo lasciassi comunque anche da solo in giardino, però adesso, dal momento che io sto in casa e lui sta fuori, è un vero e proprio disastro. Ma lo devo proprio obbligare tutti i giorni, almeno la mattina, a star da solo, e adesso anche alla sera, ogni tanto quando usciamo, non portarmelo sempre dietro, perché sennò io a settembre inizio a lavorare e diventa un guaio. Se lui non sta da solo, diventa veramente un guaio. Adesso aspettate che è arrivata una macchina, è arrivata Ale, e quindi io adesso vado ad aprirla. Ma voglio farvi vedere fra poco quello che mi ha regalato la sera, una cosa bellissima che ho già messo, veramente veramente bella. Adesso poi ve la faccio vedere. Allora, sono in macchina, è arrivata Ale, l'ho lasciata a casa. Io sto andando a fare un po' di spesa, alla fine ho ceduto. Volevo andare dal bottegaio che abbiamo in paese, perché siamo molto forniti. Noi abbiamo la farmacia, abbiamo il bottegaio, abbiamo la chiesa, abbiamo la posta, abbiamo il medico, abbiamo tutto. L'unica cosa di cui io non usufruisco è il medico, perché ho il mio medico in città, quindi non vado. Però veramente c'è di tutto, e c'è la parrucchiera, c'è di tutto e di più. Però il bottegaio è chiuso per ferie e quindi niente, mi tocca andare per forza in città. Me la sarei evitata questa passeggiata perché quando sono in ferie sono molto pigra e quindi non evito. Tra l'altro sono anche vestita da casa, ma non importa, pazienza, non mi faccio dei problemi, anche perché è stata una cosa improvvisata. Dovevo andare solo dal bottegaio, ma essendo chiuso devo per forza andare in città. Tra l'altro qui è il paese dove ci sono sempre più lavori alle strade, cioè veramente allucinante ogni volta. Questo è anche il motivo del perché mi passa la voglia di muovermi, perché tutte le volte devo star ferma delle ore per colpa di questi lavori. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. Tra l'altro rifanno strade in continuazione, ma non fanno quello che devono fare, perché ad esempio la strada che va a casa mia è veramente un disastro, pieno di buchi, non illuminata. Sono anni che siamo così, non riusciamo a capire il perché non lo facciano, non asfaltino. Si danno un po' di responsabilità uno con l'altro, deve farlo lui, no, deve farlo lui, no, deve farlo lui. Il problema è che noi siamo piazzati così. L'illuminazione, per carità, ce la risolviamo avendo l'illuminazione ognuno della propria abitazione, però comunque non è la stessa cosa, cioè non è giusto che io mi debba accendere la luce per illuminare la strada, la luce della casa per illuminarmi la strada. Quindi questo lo trovo veramente una cosa senza senso. Però vabbè, pazienza. Però ci sono strade che rifanno sempre due o tre volte, perché poi le rifanno un po' coi piedi. Tra l'altro qui non rispettano neanche lo stop, dicevo, le fanno con i piedi, e quindi dopo qualche settimana o qualche mese, quando va bene, le devono rifare. L'avevano appena asfaltata quando c'è stato il Tour de France, adesso la rifanno. Poi, per carità, non so se la stanno facendo perché stanno mettendo la fibra, perché la stanno mettendo ora qua nei paesi. Oh, vabbè. Comunque, per fortuna ho il supermercato a due passi, perché io sono in un paese molto vicino alla città e quindi in 5 minuti di macchina arrivo al primo supermercato. Però da quando sono in ferie
sono così. Tra l'altro stamattina mi sono svegliata con un mal di schiena, cioè ultimamente mi viene anche mal di schiena. Io non so se è il materasso o il cuscino, perché ho iniziato con l'avere male la parte della cervicale qualche mesetto fa. E ancora adesso mi viene o la parte della cervicale o addirittura la schiena. O sono io in tensione durante la notte, magari per il caldo e tutto, non dormo tranquilla, non dormo bene, mi sveglio proprio con tutta la schiena spezzata, oppure l'età, penso sia l'età. Però vabbè, ho dato la colpa al materasso, ho dato la colpa al materasso o al cuscino che è troppo alto, non lo so, non ho idea. In effetti il materasso, io ho questo materasso che è alto e abbastanza duro, ma sono sempre andata benissimo. Ultimamente mi sveglio proprio con la schiena tutta rotta, quindi non riesco a capire se la colpa è quello o, come vi ho detto, magari la tensione, non lo so. Comunque adesso sono arrivata praticamente al supermercato e ci vediamo poi dopo. Allora, sono andata a fare la spesa, come vi ho detto, adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, carta igienica, perché ne avevamo bisogno. Poi ho preso questo qui, tonno, perché era in offerta, ci sono 8 scatolette da 60 grammi, questo qua della Mare Blu. Poi ho preso ace detersivo, che tra l'altro perde, perché è tutto sporco, era in offerta. Poi ho preso l'ace pavimenti, quello che utilizzo sempre, che anche questo avevo terminato. Il pane per pranzo. E poi ho preso mozzarelle fresche da tenere in frigorifero, poi il lisoform, questo qua che utilizzo ormai da tanto tempo, che avevo terminato con la pulizia della cucina. E poi ho preso i formaggini tigre per Pietro. Ti piacciono i tigre? Formaggini tigre, ti piacciono? Sì. Poi ho preso i grissini, questi qua che sono quelli che prendiamo sempre noi nella confezione grande, ma con i pacchettini all'interno. Poi ho preso i pavesini cracker, perché noi di solito ceniamo e pranziamo con i cracker. Poi ho preso dei cordon bleu di pollo, questi qua. Poi ho preso il ragù per Pietro e Nea, perché ho la carne da fare andare, da fare il ragù, ma è congelata, devo decidermi a farlo. Poi ho preso dei mini spiedini, questi qua, di pollo. E i fusilli richiesti da Pietro e Nea. Ho preso questi qua, i primi che capitavano nella ricerca. Allora, questo è quello che ho comprato. Adesso metto tutto in frigorifero e metto l'acqua e metto la pasta per Pietro. Allora, mi sono spostata qua in bagno perché voglio darmi una piccola toccata, perché sto andando a trovare una mia amica che mi ha chiamato, se avevo voglia di passare da lei, così quasi quasi vado, mi do una sistemata, metto ancora il fondotinta perché sono ancora bianca, non avendo fatto ancora vacanze, sono ancora abbastanza bianchina. Mi sono appena fatta la doccia, cioè il bagno, sapete che io amo fare il bagno, noi abbiamo sia la doccia che la vasca, ma io sono team vasca, anche quando ho fretta faccio la vasca, vado in vasca sempre, anche al mattino quando vado a lavorare, io tutte le mattine, estate, inverno, mi preparo la vasca da bagno, mi metto l'acqua, mi metto i miei sali, mi piace proprio tantissimo. Ovviamente quando vado a lavorare devo sempre fare tutto di fretta e quindi non mi prendo lo stesso tempo che mi prendo quando sono a casa. Però anche in inverno mi piace tantissimo, io mi sveglio, vado subito in bagno, apro l'acqua, la riempio con un po' di bagnoschiuma, un po' di sali, così per rigenerarmi e partire bene, far partire anche bene la giornata. Quasi sempre lo faccio io, ma a volte capita che magari me la inizia a prepararmela Mauro e poi io quando mi alzo chiudo e mi ci infilo dentro. Mi piace proprio tantissimo, non so come mai ho questa avversione nei confronti della doccia, non riesco a capire, ma da sempre è così. Mi dà fastidio proprio sentire i piedi a contatto
del piano della doccia. Ho questo problema qui, ma veramente da sempre. Tra l'altro, quando vado in vacanza è sempre una tragedia per me perché ovviamente è quasi impossibile trovare nelle case vacanze la vasca da bagno e quindi devo per forza farmi la doccia e tutte le sere per me è un incubo, cioè perché proprio mi piace la vasca, io assolutamente sono team vasca da sempre. Ed è così. Allora, volevo farvi vedere quella cosa che mi ha regalato la sera, bellissimo. Ci ho messo un po' di giorni a mostrarvelo, volevo già mostrare, ma tra una cosa e l'altra non riesco mai, anche perché stando in casa ovviamente non vado a truccarmi perché non avrebbe senso. Prima perché sporco tutto, poi mi tocco e quindi vado a sporcare in casa le cose, anche semplicemente i mobili. Quando si ha un po' di fondotinta, basta che ti tocchi e vai a sporcare poi tutto. Quindi io preferisco sempre avere la pelle libera e poi per farla respirare dopo tutto l'anno che comunque mi trucco. Allora, vi faccio vedere quello che mi ha regalato la sera. Mi ha regalato questo prodottino qui, make up della Mulac, mai visto in giro, anche perché non gli ho chiesto lei dove l'ha comprato, ma Mulac potrebbero venderlo da Sephora, non sono certa. Adesso poi glielo chiedo. Allora, il prodottino in questione è questo qua, guardate, è un illuminante meraviglioso che io uso proprio sugli zigomi per dare un po' di colore, visto che la parte sopra è colorata e la parte sotto invece dà questo senso di brillantini, di illuminante, va proprio a illuminare il viso. È bellissimo, ci sono tre colori che sono alla fine i colori che vanno a colorare, a fare un po' di contouring, ma è davvero stupendo. Guardate, bellissimo, colora ma in maniera veramente molto leggera e quindi dà quel senso di freschezza al viso ma senza appesantirlo, e va bene in questo periodo che comunque fa caldo, quindi troppo trucco non va bene, cioè a me non piace troppo trucco, già non mi piace l'inverno, sapete che io mi trucco sempre già molto poco, metto sempre, vabbè, fondotinta, un po' di terra sugli zigomi, sulle guance e la matita negli occhi, però non sono un amante del trucco strong, per di più in estate. Mi piace comunque avere il viso curato, ma senza esagerare. Infatti vado a semplicemente a uniformare il viso col fondotinta, visto che sono bianca, e poi vado a dare questa luminosità al viso con questo prodottino che mi ha preso la sera, che è davvero ve lo faccio rivedere così almeno se volete provarlo, siete curiose. Adesso comunque chiederò alla sera dove l'ha preso, così almeno chi fosse interessato può reperirlo e basta. Allora, adesso finisco di prepararmi, tanto metterò le Birkenstock, tra l'altro devo andare a fare anche il semipermanente alle unghie, non solo nelle mani ma anche nei piedi per le vacanze, io lo faccio sempre prima di partire. Allora, la ragazza che mi fa le mani non fa i piedi, quindi non posso farmeli fare da lei, devo un attimo vedere se trovare qualcuno dove andare o se farmelo io, tanto ho tutto il necessario, la macchinetta, gli smalti che mi avevano mandato diversi anni fa, e potrei pensare quasi quasi di risparmiare e farmeli io, così almeno sono a posto. Però stasera gli do una ritoccata perché ho lo smalto normale che si è un po' sbeccato e visto che voglio mettere le Birkenstock preferisco avere comunque i piedi a posto e basta. Adesso vado, ma voglio poi tornare comunque a casa perché voglio iniziare a fare un po' di pulizia. Già prima, quando Ale è andata via, mi sono già pulita i due bagni, così sono a posto. E poi volevo dare una botta alla sala e alla camera da letto. E domani, se ne ho voglia, ma me la devo far venire anche perché poi inizieranno i lavori, quindi sì che poi dopo si sporca, però poi ovviamente tutto poi si accumula, quindi preferisco farlo prima. Voglio togliere tutte le veneziane in casa, io ce l'ho in cameretta, in camera da letto, nei bagni e in cucina, però pensavo di iniziare magari da quelle della camera da letto,
delle due camere della cucina e lavarle, e poi stacco queste qua dei bagni e le lavo in un secondo momento, perché potrei pulirle anche così manualmente come faccio sempre, però visto che comunque in cucina le devo togliere perché facendomi lavori si sono sporcate tantissimo, ho detto già che ci sono, già che ho la fortuna in cortile di dare una botta con la pompa, preferisco togliere tutto e farle così, così almeno vengono belle pulite, e per quanto riguarda le tende ho tutto a posto. I tendori della sala non li lavo perché comunque sono nuovi, ho guardato quelli, per fortuna non si sono sporcati, però lavo le tende della camera da letto, sono l'unica zona oltre al salotto dove ho i tendoni, quindi domani tolgo anche quelle, le butto in lavatrice, tanto faccio un lavaggio veloce perché le lavo spesso, quindi sono abbastanza pulite, e le metto su da bagnate, tanto con questo caldo asciugano. E poi volevo anche lavare il tappeto, tanto quello lì si può lavare in teoria, e quindi volevo lavare anche il tappeto del salotto, però poi a settembre uno dei miei obiettivi è quello di sostituire il tappeto che ho, metterlo poi questo qua in un angolino su in mansarda, o addirittura metterlo poi nella cameretta dove in teoria dovremmo fare la cabina armadio, e in salotto voglio prendere il tappeto come quello che avevo già prima, che andrà su in mansarda, perché quello là è lungo 3 metri, quindi giù non mi sta come lunghezza perché va a battere contro il camino mi fa da ostacolo, quindi il tappeto non ci passa e devo per forza prenderlo un pochino più piccolo, e volevo prenderlo però uguale, quindi chiaro con i rombi neri, da andare a riprendere i dettagli neri, perché quello lì che ho mi piace, ma lo vedo troppo chiaro vicino al divano, cioè divano chiaro, tappeto chiaro, secondo me va a morire. Invece il tappeto che avevo prima era perfetto, quindi l'ho già messo nel carrello di Amazon, però lo prenderò poi dopo le vacanze, così almeno adesso non ho grosse spese. E basta, adesso vado e poi ci vediamo dopo per cena. Allora, momento cena, nel frattempo io sono già arrivata a casa, è arrivato anche Pietro con Ale, che sono stati poi qui un po' con me, sono già le 7:30 passate e volevo preparare la cena. Allora, come cena volevo preparare gli spiedini che ho comprato oggi a pranzo, quindi quasi quasi faccio andare quelli, qualcosa di leggero, anche perché non so voi, ma in questo periodo con questo caldo non è che abbiamo tutta questa voglia di mangiare cose troppo pesanti, quindi mangiamo magari delle paste fredde o dei secondi, gran secondi. Tra l'altro volevo anche adesso magari domenica preparare una pasta fredda da mangiare magari inizio prossima settimana, anche perché poi domenica avremo mio zio con la sua compagna a pranzo, che volevano farci assaggiare una pasta particolare che fanno sempre loro, e anche il cos'è che ha preparato il, non mi ricordo cosa ha preparato di secondo, e quindi verranno a pranzo da qui e ci porteranno queste cose, poi ovviamente prepariamo tutto qui da me. L'idea è quella di mangiare in giardino, ma non so, perché secondo me fa proprio tanto caldo, quindi non so se riusciremo a mangiare fuori. L'esterno lo sfrutto veramente poco io d'estate, perché fa troppo caldo, fa troppo caldo, e alla fine preferisco poi mangiare in casa, quindi non riusciamo. Di giorno è impensabile, alla sera qualcosa in più si può fare, ma poi arrivano quelle maledette zanzarone e rovinano tutto, quindi mangiare fuori è sempre un po' impossibile. Allora, io ho appena messo gli spiedini qui, così li faccio andare e basta, quasi quasi io vi saluto qui. Ah, volevo farvi vedere un gelato che ho comprato, che mi sono dimenticata di farvi vedere, che avevo già preso ed è buonissimo, quindi ve lo voglio segnalare se non l'avete mai mangiato. Allora, vabbè, quello di Nutella l'ho già preso un paio di volte, è buonissimo, veramente si sono superati con quel gelato perché è top. E ho preso questo qui che aveva già preso Mauro tempo fa, l'avevamo assaggiato e era buonissimo, ed è il 5 stelle al caramello salato della San Montana. Provatelo perché è favoloso.
Io evito di prendere gelati d'estate perché poi mangio e preferisco evitare, però questi qua l'ho presi, poi comunque io evito, ma Mauro no. E quindi mi spiace anche dover tutte le volte non avere niente per non mangiare io, perché poi lui invece alla sera gli piace magari quando guarda la televisione mangiare un ghiacciolo, mangiare un gelato, quindi l'ho reso felice, l'ho comprato. Allora, io finisco di preparare la cena, vi mando un grosso bacio e ci vediamo poi con un nuovo video. Ciao!